seconda sconfitta stagionale, eravate avanti 2-1, poi cosa è successo? No, come tutti i set tirati, sono il primo che abbiamo dominato un po' di più, il secondo siamo riusciti anche sotto di 4-5 punti a arrivare, dopo abbiamo perso secondo me tanti contrattacchi nel secondo set che potevano anche cambiare la partita facendo 2-0. Terzo abbiamo vinto, il quarto anche abbiamo perso qualche occasione anche su side out, palle non così difficili, sono stati bravi, bravi loro anche, merito loro, dobbiamo lavorare tanto, sappiamo che nelle palle un po' strane così dobbiamo essere un po' più puliti per provare a avere un gioco più equilibrato senza tanti errori così in maniera un po' brutta. È la seconda sconfitta in campionato, è vero che Trento fin qui non è stata una big, ma è la seconda sconfitta contro una big, dopo Civitanova ora Trento, è un segnale, è la normalità delle squadre forti? Può essere un segnale che fino adesso non abbiamo vinto con le big in campionato, abbiamo giocato due volte, però il campionato italiano è un campionato molto equilibrato, ci sono tante squadre che possono battere le altre, non possiamo, dobbiamo pensare alle big, dobbiamo pensare a fare punti sempre, questo è il più importante per dopo arrivare ai playoff più, diciamo così, più preparati o come una squadra, no? È normale, il campionato italiano è così. Uno, eravate 8-7 nel tie break, poi cosa è successo su quell'invasione? Cioè, vi siete innervositi e avete poi perso altri due punti a questo punto. Sì, io qualche volta non capisco la regola, forse, perché abbiamo visto l'invasione, però il punto è giocato, loro non hanno dato l'invasione e per questo Tini ha fatto l'invasione per vedere la palla di prima, perché se no non puoi guardare la palla precedente. Ma non è che se siamo, secondo me lì non siamo stati, forse